di Gwendalina Galdi dall'intervento dell'Alto Commissario per i diritti umani alla cifra a cui Rubiales dovrà rinunciare. Ma ora sul web compare un video contro Hermoso con l'hashtag Jenny in prigione, il bacio più che la coppa. Lo si vede dal 20 agosto, quando la Spagna vinse la finale del mondiale femminile contro l'Inghilterra. 9 giorni di extra, destinati ad aumentare ancora. E ora questa storia che ha assunto dimensione politica e dai contorni sociali. Dopo aver arricchito la trama con il capitolo sulla disperazione della madre di Rubiales che si barricò in una chiesa iniziando uno sciopero della fame. A nuova svolta economico. Dalla Spagna emerge infatti che i presidenti delle federazioni regionali territoriali della RFEF hanno chiesto le dimissioni di Rubiales, hanno deciso di congelargli lo stipendio delle prerogative dell'UEFA che corrispondono complessivamente a circa 600.000 euro annui, più la revoca dell'auto blu, del telefono aziendale e il rimborso dell'affitto che ammonterebbero a circa 1.650 euro netti. La decisione è stata presa dopo l'ultima riunione straordinaria, presieduta dal presidente ad interim Pedro Rocha. Rimanendo in linea con i protocolli interni della RFEF applicati in seguito alla sospensione provvisoria di Rubiales da parte della FIFA. Nel frattempo, Tribunale Amministrativo dello Sport sta portando avanti la procedura per rimuoverlo dall'incarico per gravi infrazioni, mentre il ministro della Cultura e dello Sport, Miquel Iceta, ha riferito che governo proporrà la sospensione di Rubiales da tutte le sue funzioni in attesa della sentenza definitiva del magistratura sul caso che è arrivato anche all'ONU. L'Alto Commissario per i diritti umani, Volker Türk, auspica che questa vicenda segni una svolta e metta fine agli abusi e al sessismo nello sport. Ognuno di noi ha la responsabilità di denunciare e lottare contro questi abusi. Una cosa è certa, la Spagna sportiva e non avrebbe preferito evitare una vicenda scomoda e di tale portata. Soprattutto dopo un mondiale vinto e avendo la candidatura a ospitare un altro mondiale, quello maschile, nel 2030. Compromettendolo per questo scandalo è fuori discussione nei palazzi Madrid, ma lì sono sicuri di una cosa: siamo fronte a una reazione asociale e sportiva che renderà migliore questo paese. Altro video controverso: Hermoso scherza dopo il bacio e parte l'hashtag Genia Prision Rubiales. Nel frattempo Rubiales prepara la sua difesa insieme ai suoi avvocati, che sono pronti a portare in tribunale un nuovo video che vuole far discutere anche lui. Sono immagini che fanno iniziano a circolare sui social con gli hashtag Genia Prision e Confiesa Jenny. In questo video Hermoso sul bus che torna in albergo dopo la finale mondiale ride e scherza insieme a lei compagni di squadra guardando le immagini dell'ormai famoso bacio polemico. Lo ha pubblicato Alvise Perez, riassumendo così il suo account su Telegram, canale di notizie libero e indipendente. Questo video diventa ora un